Non ci si crede, dopo il Paolo Emilio ho acquistato il Colbert incrociatore di livello 10 francese tramite i punti di ricerca. Vi ricordo che i punti di ricerca si ottengono azzerando un ramo di una nave di livello 10 di qualsiasi nazione. Dovrete avere, se ricordo bene, almeno 4 rami a livello 10 per poter utilizzare e sbloccare i punti di ricerca. Vi consiglio inoltre di utilizzare il per 2 che mettono ogni 3 mesi. Comunque trovate, dovrebbe esserci un video che pubblicai molto tempo fa per quanto riguarda i punti di ricerca, basta cercare sul canale. Il Colbert, andiamo a vederlo molto rapidamente. È una nave che mi ha sempre interessato appena uscita, però l'ho acquistata adesso. Voi direte, starete pensando, direte, perché hai aspettato così tanto tempo? Sono fatto così, anche di acciaio ne ho 84.000, potrei comprarmi qualsiasi nave, però aspetto perché non sento l'esigenza immediata di prendere nulla nello specifico. 36.100 punti la vita. Abbiamo cannoni da 127, tempo di ricarica 3.4, danno HE 2100, danno AP 2600, portata massima 16 km. Potremmo aprire già subito una parentesi perché la gittata ne ha risentito sul cambiamento, sul rework delle skill del comandante. Vi ricordate che c'era la skill che diceva che potevate sparare un tot di più con un determinato calibro di cannoni? Non potete più farlo, sarete fermi a 16. Perforazione 21, questo è un altro dato importante in maniera negativa perché la maggior parte delle navi non riuscirete a penetrarle se non andrete a colpire le sovrastrutture. Voi penserete, allora come intendi fare danno alle navi se non puoi penetrarle? Semplicemente con l'incendio e con l'alta cadenza di fuoco. Si potrebbe mettere la spoletta inerziale, però la probabilità di incendio sarebbe dimezzata, il 4,5%. È la metà di 9. Decidete un po' voi come giocarla. Difesa contraerea molto buona. Abbiamo 89, ma il comandante è settato fondamentalmente come potete vedere. Abbiamo scarica di adrenalina. Non ci facciamo vedere. Antiaerea. Si potrebbe pensare di mettere un po' di vita in più, ma non esento l'esigenza. Consumabili. Un consumabile in più. La velocità delle rotazioni torrette sono già veloci di loro, però magari potreste metterla perché un punto poi vi rimane. Poi abbiamo pirotecnico 1% in più. Bersaglio prioritario per vedere quante navi vi stanno sparando. Il comandante è in fase di test perché la nave l'ho sbloccata relativamente da poco. Si potrebbe mettere anche proiettile HE per aumentare il danno dell'HE per l'appunto, però ripeto, sono vari test che andremo a fare. E vedremo anche sul canale Twitch, tra l'altro, per chi fosse interessato, link in descrizione. Velocità massima 34.6, diciamo un'altra cosa aggiuntiva. Il boost dà il 20% in più di velocità. Arriveremo a 41 nodi, se ricordo bene. Non ricordo. Lo vedremo nella clip, nella partita a breve. Comunque andiamo molto veloci. Possiamo portare o la ricerca idrofonica oppure lo sbarramento contraereo. La ricerca idrofonica è molto buona se dovete utilizzare il fumo di qualcuno. Mimetizzazione 9.8 e 6 km dall'aria. 5.6 dopo aver sparato all'interno della cortina fumogena. La partita che state per vedere è stata estrapolata da una delle mie ultime live su Twitch, quindi ripeto ancora una volta, per chi fosse interessato, link in descrizione. Mi raccomando, mi piace, un commento e una condivisione per aiutare il canale. Se volete provare il gioco completamente gratuito, anche qui trovate il link in descrizione. Ragazzi, questa è la nave, direi che siamo pronti, andiamo in partita. Buona visione. Garcia, sta Shimakaze è bella la mimetica, molto bella. Il rover. Mimetica rover. Però quella di Halloween è più bella, cioè poco da dire, cioè, ragazzi. Fantastico. Una linea molto pulita, però quella del rover. No, non mi piace. Potevano Ma mettere anche una Yamato spaziale, eh. io Anni la prima. metterei Gatto sulla curva. Spaziale, come Doraemon. Sì, una Yamato spaziale con. Vabbè, ce ne sono diverse di mimetiche, però la più bella è la Scorpioid, cioè io impazzisco. C'è l'arpa Yamato che. No, con due strisce. Minchia, però. Bravo Marceau, Tutti, vado a quella che entrare in tutti campo. quelli che hanno comprato l'arpa Yamato non 100 euro. capiscono. Però c'è da ammettere che se non ci fossero loro, il gioco non andrebbe avanti.
Sì, fondamentalmente la parte pagante della community è importante, perché sennò gli stipendi chi gli paga? Al netto di marketing e quant'altro, no? Però penso che abbiano un buon rientro economico con le varie mimetiche. Ah, giusto un pochino. Ma giusto per mantenersi. No, una scima. Marso, vada. Lo pushi. Marso, non abbia paura. Spara. Occhio siluri, eh. Ah, scima va per torpare, però Marso c'è una manovrabilità fuori dal comune, vediamo. Siluri, quanti se ne mangia? Attenzione, colpo di scena. No, si è preso una legnata, penso dal des. Vabbè, dovrebbe essere ma meno... lo magna. Attenzione, colpo di scena anche di là. Vabbè, ragazzi, però mi fate fare una partita buona con sta nave del merda. Cioè, perché sennò non... Va bene, facciamo un più uno a questo Marso. Per l'impegno. Per l'impegno facciamo il più. Ah, c'è lo Stalingrad. C'è un po' di tutto, per la verità. Non lo vedo. You can't see me. Incendio. Marso, vai via. Vai via, Marso. Provo a sparare, tanto sta là dietro. Mi baso sulla minimappa, facciamo il pro del... Vediamo se lo becco. Un po' come con la Vittorio Veneto. Sì, fondamentalmente. Ma forse hanno cambiato le H e hanno messo quelle vere. Sono spottato. Non ho capito da chi. C'è anche uno stallo là laggiù della Curfus. No, Marso, i miei torp. Vattina lì. Marso, torpa, torpa prima di morire. Torpa prima di morire, Marso. Ha torpato, almeno 3 sono partiti. Adesso si pusha in colonna 9-10 e si va. Cattivi proprio, magari. La Curfus è messa di lato pieno. Guarda, io sto provando a innaffiarla, non so se vedete. Sì, sì, c'è una pioggia. No, sono individuato, stavo giocando con... È il DD che mi spotta, e l'Alland nel cap, che non si vede i cazzani. Via, 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 non mi vuoi shottare. Ci vorrebbe... Petro un amico. Ci vorrebbe un amico. Oh. Ho dimenticato il cap lock. Vabbè, chi se ne frega. Sembro arrabbiato. Ma pazienza. Vabbè, io mi sto qua dietro e sparo. Che me frega, cioè. Non fa nient'altro. Al netto che non passano tutti i colpi, però qualcosa passa. Mamma mia, che legnata. È andato, almeno sicuro. Mi ciullo la kill, ve lo dico. Oh, forse sì, forse no. No, se la prendere Baloo. Mitico Baloo, un saluto a Baloo. Va bene, va bene, va bene. Allora. Oh, occhio che c'è il radar adesso. No, fermo. His name is John C. Vedi Alland? No, ragazzi, qua non mi muovo, ve lo dico, perché ci sono di 100.000 radar. E chi si muove? Non puoi né scendere né salire. Non posso, come Aldo, sì, sono bloccato. Sono veramente bloccato. Sono troppo sotto. Devo stare un po' più distante. Però il colpo a palombella del DS potrebbe beccarmi. Quindi devo considerare anche questa cosa qua. No. Non riesco a sparare. Ah, di qua sì, però. Perché la Curfus se ne sta andando? Pusha con me, amico. No, sotto radar ancora. Devo fare molta attenzione. La idro. Ok, sì, il radar è finito. Al netto che il radar sia finito, però dobbiamo fare quella Conqueror che arriva su Bravo, che vuole. Occhio siluri. Petro, faccia attenzione. Non lo so che fa. Ma Curfus che ha fatto? Ha deciso di andarsene. A quanto pare Baloo. Ma che cavolo. Cioè, io conto su di lei e poi non lo so, raga. Guarda l'Alland che pusha il Minotaur. Questa è spettacolare. Questa è poesia. Questa è stupidità allo stato puro. Allora, raga, basta. Ora si gioca seriamente. Mi allontano. Guarda sto desse che ce l'ha con me. Guarda. Mi vuole venire a prendere.
È invidioso perché non spara veloce quanto te. È invidioso perché io c'ho il colpo. Ah, abbiamo perso tre caccia. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Chi è davanti a me? L'X, non sto guardando i suoi siluri. Va bene così, ottimo. Bravo, spara. Così ti vedo. Incendio sul Death, per quanto possa valere. Vabbè, basta di là. Devo fare attenzione, devo fare attenzione. Ok, incendio sul Death. Questo sparo anche al destro. Vai, 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 sul destro lo buttiamo giù, vagamente. 6 secondi posso sparare, ma mi sa che va dietro l'isola. Il Minot... L'Allan è messo malissimo loro, eh. Cioè, se non muore ora mi arrabbio. Ma, guarda, Petro, ma sei proprio un... Ma stiamo perdendo questa? Mo mi butto in capo. Mi butto in capo a breve. Balù, mi serve Balù, mi serve. Mi serve Balù. Vado verso il cap, farlo, Allora, il Death sta là, non ci sono altre zone dove si può mettere. Allora, devo capire un attimo come cazzo... ce l'hanno con me, ce l'hanno con me. Zio Bonino. Il Death stava sparando. Stefano, devi venire qua, cioè... Vedi tu che ti devi inventare, ma... Ma la Kurfürst... vengo da voi perché se vi lascio la Kurfürst l'abbandona Balù. Cioè... Vai, vai, Felix, ora o mai più. Ma guarda, porca trota. Quel Death, guarda, allucinante. Vai, stai, pusha, pusha, pusha. Occhio al DD, però. Stuca, vai, vai, spara. Buona. Io gradirei che Balù pushasse, deve pushare, non è per nient'altro. Do you know push? Incendio sull'Hindenburg. I tuoi colpi non passano, Hindenburg. Mi scusaste. No. Occhio, l'X, mo mi butto in cappa. Datemi il tempo materiale di entrarci. Però devi... Occhio Stefano, perché potrebbe. Sì. Lo so. Devo entrare in cap. Non c'è nessuno che spot. Vado in cap. Ite, dai, non mi fate arrabbiare. Sono in cap. Sono spottato da cosa? Vabbè, il DD. Ignoriamolo. Occhio Stefano al DD, eh. Mamma Balù, guarda, hai fatto una kill, però per l'amor del cielo ci dia una mano, eh. Porca miseria ladra. Ragazzi, quattro gatti. Siamo solo noi. Colpa di Balù. Sto innaffiando la Conqueror più che posso, però non... Oddio. Non abbiamo un effetto... produttivo. Vai, l'ho accesa. Fuoco rapido. Ah, ok, ho attivato il talento. Ancora più veloce? No, dovrebbe essere la... Oddio. La probabilità di incendio, se ricordo bene, quando cappo. Più 1%. Ma la volete smettere di morire? Santa pazienza, mo mi arrabbio. Stefano, non lo devi seguire. Torna da noi. Sì, sto virando. Torna da noi perché mo il problema serio inizia adesso. Ok, prendo due siluri. C'è il DD davanti a noi, non lo vedremo mai. Come faccio? Balù. Vabbè, figurati. Di
Per favore sul DD, Stefano, te lo sto pushando. Ho sparato, ho sparato. Lix, ce la fai il cap piano piano piano, proprio a passo di gatto? No, il gatto è veloce. Te lo tengo spottato con la idro. Stefano, devi fare il DD. Prima di morire devi fare il DD. Fai il DD, cap. 3 secondi sparo e tra poco si girano i cannoni. Il corno di Baloo però, eh. No, Baloo, mo la kill me la lasci, scusa. E che famo qua? Beneficenza. Come facciamo a vincerla? That's a problem. That's a problem. Cittadella, grazie. Baloo, ti sto odiando. Mi ha risparato. Ma arrivo l'X, 2 minuti verso di me. Riesci ad andare blind? Ci provo. Vabbè, avevamo Baloo, un Baloo in meno avevamo. Buona l'X. Uno è andato. Prova ad entrare in cap eventualmente. Ma quelli hanno un radar, uno dei due è radar, va scritto, eh. Non lo so. Mo sei da solo, al momento sei da solo. Hanno un vantaggio, come facciamo? Come facciamo? Perché Baloo non ce la farà mai. Buona Lix. Quello che sta mostrando il completo lato allo Stalingrad. L'ho caricato, eh. Vai, metta idro, vada, 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 non abbia paura, vince easy. Forza. Dobbiamo prendere i cap, dobbiamo prendere. Io mo vado. Cerca di recuperare, non so se puoi l'X. Io vado da dietro e mi vado a prendere Alpha. No. Perché loro sono lontani. C'è Baloo che ce li tiene ancora per un attimo fermi. Ci servono i caps. Fate attenzione alla Republic. Vado a farmi la Republic. In 3 ce la facciamo. Baloo resiste. No, Baloo non resiste. Baloo scappa, fa qualcosa. Cioè... Baloo, chiuditi. Quanto sale Republic? 20, vero? Baloo può usare la sua stazza, notoriamente. Spero che non mi spotti la Republic, perché voglio usare l'isola che c'ho. Se sparo mi spotta la Hindenburg, mi sa. No, la Hindenburg sta dietro l'isola. C'è Baloo che si è fatto azzerare da uno stadio. Ma guarda, voglio morire veramente. Cioè. Ti spari in HE? Porca miseria, ladra. Sei confuso prima di avere una Thunder? Non ci si crede, bro. X, non morire. Non so quanta vita tu abbia. 16. 16. Cioè, 16.000. Babba mia, il Goliath, mi vado a prendere il cap. Vai tu a prendere il cap. Sì, 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 vado io, vado io. Ah, 122.000 danni e 4 kill l'ho fatto. Baloo muore, vero? Ok. Sto usando il lago. Abbiamo tutti i cap, abbiamo... X, vai per il Kraken. No, oddio, mo diventa... Loro possono entrare solo su Charlie e la Hindenburg sicuramente arriva per Bravo. Però io mi prendo Alpha e mi posiziono. Ok, l'idea è buona. Mo la domanda è: lo Stalingrad entrerà laterale o da sotto? Sicuramente fa così, 1 e 2. E la Hindenburg entrerà da qua. Cioè, facendo colonna 6. Va bene. Perché lui sta praticamente in H6 più o meno. L'unico modo è arrivare... Però io mi posiziono e mi prendo il cap. Dubito che tornerà su Alpha la Hindenburg. No, dove sta? Sta sparando, ma non avrò tiro sicuramente. Ok, cap preso. Cioè, in cattura. Vabbè, io li spotto molto prima. Era... Hindenburg sta laggiù. Ti immagini un one shot? No, non penso.
Detonazione. Detonazione, cioè. Non ci è andato lontanissimo, eh. No, io mi metto qua e basta, tanto. 3 minuti. Siamo ancora sotto di punteggio. Al netto che non fanno più punti. Però basta una kill. E... that's a problem. X, non c'è bisogno di... Sì, sì, no, mo mi metto di cu... Bella virata secca a destra e via. Voglio capire Hindenburg dove va per torpare. No, anche che 16.000 con lo Stalingrad, l'Hindenburg incendia. Considera che lui ti uscirà... Secondo me si trova già qua più o meno, eh. Ho attivato 3 volte... Ho preso 3 cap. Charlie, bravo, è alfa, buono. Sono soddisfatto. Brava Hindenburg, ti sto aspettando proprio al varco, perché puoi fare solo quel passaggio lì, puoi usare. Kill assure win, sì. Fidati che... Incendio. Incendio. Mi sa che se lo tiene perché ha spento il mio. Vediamo se riesco a farti prendere il... Vai, smetto di sparare, sta recuperando. Lo sapevo, ma poi è un salame atomico. Ma come cazzo? Ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Bravo, Lix. Non ci si crede, eh. Non ci si crede. Cioè, ma che... Guarda com'è morto in E8. Si vede la sagoma. Non ci si crede. Meno male che ci siamo noi. Ma mi faccio shottare dalla cosa. Allo Stalingrad. Sì, ormai è vinta in automatico. A me non prende al 99%. Però vedi, guarda, si rischia. Metti che mancavano 30 secondi. Una sola kill, 13 incendi, 400 hit, 151. Già sono cifre più interessanti, mettiamola così. Quanti incendi? Solo 13, mi verrebbe da dire. Non è che per te. Ottimo lavoro Lix, tra l'altro. Vediamo se ti regala la quinta, la sesta. Incendio. No, non arrivano, non ce la faccio. Non arriveranno mai. Ho sparato, ma... Va bene, dai. Buono. Beh, i miei 150.000 danni ho fatti. Abbiamo fatto una buona partita. Un'ottima partita. Stalingrad 3, 1700, Shimagaze un po'... È bravo Colberti, i 3K ti hanno mazzo la prima posizione. Mi ha dato la spinta, mi hanno dato. Quanti danni? 151. No, 149. Da incendi 51, quindi per 9000 non facevo devastatore. Peccato, vabbè. Don't make